Guido, uno degli imputati notav nel maxi processo. Guido, ti chiederei di raccontare le motivazioni di questa iniziativa per cui gli imputati hanno deciso di fare questa iniziativa e com'è andata la giornata. Sì, l'iniziativa è nata da due motivi fondamentali. Uno, quello del luogo dove si svolge il processo, quest'aula bunker che evoca processi per mafia, per terrorismo, e quindi il rimanere lì è un messaggio che credo dia la Procura di Torino, il Tribunale di Torino, come dire, già di averci condannati, perlomeno di fronte all'opinione pubblica. E quindi noi abbiamo chiesto sin dall'inizio lo spostamento nel Tribunale di Torino, ma insomma, questo non è avvenuto, e quindi uno dei motivi di questa manifestazione, di questa uscita, è stata quella. L'altra è il modo in cui si sta svolgendo il processo, interrogatori della procura, carabinieri, poliziotti, eccetera, senza consentire un valido controinterrogatorio da parte della difesa. Tra parentesi, su questo tema mi dicono che quando siamo usciti dall'aula ci sono stati due nostri imputati che hanno fatto la revoca del loro avvocato senza neanche aspettare l'arrivo degli avvocati d'ufficio, hanno continuato il processo tranquillamente, mentre normalmente si aspetta che arrivi un avvocato d'ufficio. Questo la dice lunga sul clima che si è creato e che intendono, sembra, portare avanti. Per cui questo è il secondo dei motivi. Abbiamo letto un comunicato in cui criticavamo queste cose e siamo usciti in segno di protesta e siamo venuti qui in Clarea, che è poi il posto da cui è nato tutto il casino, l'apertura del cantiere, in modo violento, la nostra resistenza e quindi le condanne per i fatti di quei giorni. E com'è andata l'iniziativa? L'iniziativa è stata buona, erano presenti una trentina di imputati, calcolando che molti vengono da fuori, non è stato facile neanche farli venire.